Ma lui è un ottimo smartphone. Sì, però con il solito ma. E quel ma è la mancanza dei servizi Google. Ho voluto recensire io questo P40 per darvi anche la mia impressione, la mia opinione sulla situazione che sta vivendo Huawei in questo momento. E Michael aveva già recensito il P40 Pro e quindi lui vi ha già fatto tutto il pippone mega galattico sull'assenza dei GMS e sulla presenza invece degli HMS. E a proposito, vi rimando subito ad un video che abbiamo pubblicato qualche giorno fa in merito a come effettuare il setup di nuovi device Huawei con HMS. Quindi quali applicazioni funzionano, quali no, quali installare, insomma può esservi utile. Ma sul discorso Huawei Mobile Services ci ritorno poi un po' più avanti, perché lui non è solamente software, è anche hardware. E che hardware? Quindi bando alle ciance e iniziamo. Su alcuni aspetti non mi soffermerò più di tanto. P40 è simile a P40 Pro con degli aggiustamenti hardware che riguardano soprattutto display, fotocamera e batteria. Per il resto è sempre potentissimo con la CPU proprietaria Kirin 990 e supporto al 5G. Non batte mai ciglio per nessuna ragione, né in uso quotidiano né in game. E a proposito di gameplay, ho sentito la mancanza di un display a 90 Hz. Era un qualcosa di auspicabile che però è stato relegato alla variante Pro di P40. Peccato anche l'assenza di speaker stereo, ma per fortuna l'altoparlante mono sul fondo ha un buon sonoro, con dei bassi udibili, non sfigura senz'altro. La capsula auricolare invece non c'è, al suo posto, come per P40 Pro, arriva l'acoustic display, che emette il suono attraverso vibrazioni e non pensate male, eh? Il risultato è molto convincente, molto buono, al netto di una privacy però non ai massimi livelli magari. Ed esteticamente lui differisce da P40 Pro, soprattutto sul frontale. È meno sofisticato, non ha bordi curvi, ma solo una lieve e piacevole stondatura per tutti e quattro i lati. Le cornici sono un poco più spesse, venendo meno in immersività, che comunque rimane di alto livello, insomma, con un'ottimizzazione dei bordi decisamente buona. Sul retro il blocco fotocamere rimane bello sporgente e non così stupendo da vedere, ma almeno contribuisce a dare del carattere in più ad una back cover decisamente anonima e anche abbastanza scivolosa. È realizzato in vetro sul posteriore e in metallo sul frame e ha un buon touch and feel certificato IP53, ma una caratteristica che mi è piaciuta più di tutte è la compattezza di P40. Non è enorme come i suoi fratelli maggiori e si maneggia più facilmente pur montando un display ampio da 6.1 pollici, che sono tra l'altro le stesse dimensioni del vecchio Huawei P30. Ed è di tipologia OLED, ha una buona luminosità e dei bei colori, nulla da ridire, è un gran pannello, con tanto di foro allungato, che è stato molto criticato per dimensioni e ingombro, insomma potrei dire che non piace affatto. E io non nascondo che alla lunga questa cosa potrebbe un po' iniziare a stancare, comunque questa pillolona bella grande piazzata lì che insomma è impossibile non vedere. Comunque al suo interno c'è il sensore frontale, la camera selfie e poi tutta la sensoristica necessaria per garantire uno sblocco con il volto più sicuro. Qui a quanto pare lo sblocco non è 3D, tuttavia a fianco della selfie cam ci sono pure un sensore di profondità e uno infrarossi. Di fatto lo sblocco avviene anche al buio senza problemi ed è più sicuro di un semplice riconoscimento 2D, ma in alternativa c'è anche il fingerprint sotto lo schermo, che ora l'hanno spostato un po' più verso l'alto. È di norma preciso e rapido, ma alla luce del sole ho avuto più di qualche problema a sbloccarlo, o almeno l'ho avuto fino a che non ho installato l'ultimo update software, che a quanto pare ha ovviato al problema. Al momento sembra andare insomma tutto liscio come dovrebbe, però una conseguenza di tutto ciò è che preferisco lo sblocco facciale. Ma insomma, dato che ormai ci sono, vi ho accennato prima alla camera selfie, perché non parlare di fotografia, che è l'aspetto cardine di tutta la serie P40. Sul sito di Huawei praticamente non si parla d'altro. E allora iniziamo col vedere i sensori a bordo e come performano. Innanzitutto è bene sapere che la dotazione differisce rispetto a quella di un P40 Pro o Pro Plus, dal momento che manca il periscopio e manca anche il ToF 3D posteriore. Invece rimangono dei più classici sensori super wide, wide, zoom ottico 3x e infine super macro. E la resa è ottima, così come la definizione. I colori sono naturali, con degli algoritmi che non sembrano voler calcare troppo la mano, con il rischio di ritrovarsi immagini innaturali e poco veritiere.
anche in notturna non si comporta male in termini di definizione, ma un appunto lo devo fare. E ha a che fare con il rumore nelle zone in ombra. È evidente, si nota senza sforzo, specialmente scattando con il super grandangolo, e anche in modalità notte questo comportamento non sembra variare. Nulla comunque, insomma, che non si possa aggiustare, a maggior ragione vedendo come P40 spesso mi chieda di mantenere fermo il telefono per migliorare la nitidezza anche quando scatto al sole. Insomma, io penso che sia tutta una questione software più che hardware. Ma insomma dai, mi consolo con degli ottimi selfie, sia per la risoluzione che per gestione del chiaroscuro. Mentre il ritaglio del soggetto, insomma, speravo ne guadagnasse in precisione, data la presenza del sensore profondità, ma a quanto pare non è così. Non che mi aspettassi una delusione, lato foto ci mancherebbe, la famiglia P40 è una conferma di come ancora una volta Huawei stia portando avanti un buon lavoro nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, anche lato fotografia. Certo, c'è qualche sbavatura qui e lì, ma insomma nessuno smartphone è perfetto e lui fa veramente un gran bel lavoro. Ma comunque mi hanno stupito molto i video, una buona resa, una buona gamma dinamica, dei buoni colori, ma soprattutto un'ottima stabilizzazione ottica per le camere wide e tele, mentre elettronica per la super wide, ma ugualmente fa un lavoro molto convincente anche in 4K a 60 fps. Ecco, attenzione però che il grandangolo raggiunge massimo i 30 fotogrammi al secondo. Poi ho super apprezzato la possibilità di switchare tra sensori durante la registrazione video. Il cambio lente poteva essere magari un po' più preciso in termini di effetto di transizione, ma zoomando rapidamente non ci si accorge di nulla, insomma, e mi ha ricordato molto iPhone 11 sotto questo aspetto. Quindi che sia un camera phone è appurato e non ci sono obiezioni, ma riguardo all'autonomia? Ha a disposizione 3800 mAh, non molti rispetto alla concorrenza, ma Huawei riesce a farne buon uso. La modalità notte e le opzioni di minor consumo energetico certamente aiutano in parte, ma insomma io con modalità massime prestazioni ho totalizzato dalle 5 alle 6 ore di display attivo, con un uso medio spalmato su un giorno e mezzo o due di utilizzo, con varie ore in stand by tra l'altro. Ma quasi sempre, anche con un uso intenso, si arriva a sera senza intoppi, ma alla necessità i 22,5 watt di velocità in ricarica possono fare comodo. Ma attenzione, niente ricarica wireless. Ma quel di cui non vi ho ancora parlato è il software. Adesso vi dico la mia. Intanto, a bordo c'è MIUI 10.1 basata su Android 10 con patch di marzo. Durante il setup non mi ha chiesto l'account Google, bensì il mio Huawei ID, che comunque non è obbligatorio, è un passaggio che potete omettere, ma insomma da quel punto in avanti la disperazione è stata molta. Il problema è che se io dovessi dare in mano questo P40, non solo lui in realtà, anche P40 Pro, P40 Pro Plus, appunto in mano a mia mamma, a mia sorella, ad un utente che non ha esperienza con gli APK e simili, reperire tutte le varie applicazioni può essere veramente una grossa tortura. Perché il processo non è così immediato. Appunto ci sono gli HMS e non i GMS, quindi le app si scaricano dallo store ufficiale App Gallery di Huawei. Peccato che ce ne siano veramente due in croce. Allora cosa ho fatto? Ho installato Trovapp, con la speranza di poter reperire più APK, insomma. Ma ancora non è bastato, il catalogo era ancora troppo striminzito. Allora ho dovuto installare pure APK Pure e lo store delle applicazioni mobile di Amazon. E nonostante questo, mancano ancora molte app all'appello, soprattutto quelle bancarie, soprattutto quelle che integrano servizi Google come le app di car sharing e simili. E poi ovviamente mancano tutte le applicazioni di Google stessa, appunto come YouTube, Gmail, Keep, poche funzionano. Chrome e Maps sono tra quelle, però non si può accedere con il proprio account. Per poter vedere video su YouTube, ad esempio, cosa ho fatto io? Mi sono creato un collegamento sulla home che rimanda al sito mobile. E questo non sarà l'unico rimpiazzo da effettuare in tale maniera. Per esempio, al posto di Gmail ho dovuto usare Aquamail, oppure come alternativa a Google Maps c'è Here Maps di Nokia, che comunque è un'app valida. E, insomma, è un po' macchinoso. Comunque una precisazione che faccio è che P40 ha NFC, però non c'è Google Pay, quindi per i pagamenti dovrete fare affidamento a Huawei Pay. In futuro però, perché al momento in Italia deve ancora arrivare. E tutto questo è frustrante, poco pratico, poco immediato. Per i normalissimi utenti che queste cose non le sanno, andare a reperire tutto quello che gli serve può far veramente perdere un sacco di tempo. E per dare un segnale, ecco, mi sarei aspettato magari un calo di prezzo
magari anche lieve, ma così non è stato. Il costo 799,90 euro per quest'unico taglio da 828 giga. Poi, volendo, lo si può andare ad espandere tramite nano SD che va inserita all'interno di uno dei due slot del Vano Dual Nano SIM. Ma insomma, detto tutto questo, quello che vi chiedo io è: lui fa per voi oppure no? Sapete come sempre che il box dei commenti qui sotto è tutto vostro, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Vorrei sapere anche la vostra sugli HMS. Da Nicolò per Tutto Android è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!